guerra, Santa Link linea diretta con Gerusalemme. L'escalation di violenza e tensione registrata nelle ultime settimane nella città santa, ma anche in altre zone di Israele e dei territori palestinesi, ha spinto gli Stati Uniti ad impegnarsi in prima persona. Il segretario di Stato John Kerry ha incontrato ad Amman il re di Giordania Abdallah II e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, giunto a sorpresa nella capitale Hashemita. Kerry ha dichiarato che sono stati presi impegni fermi per ridurre la tensione sulla questione della spianata delle moschee, ribadendo il mantenimento dello status quo sui luoghi santi di Gerusalemme Est. Sempre ad Amman, il diplomatico americano aveva precedentemente incontrato il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il quale ha definito come azioni tese a fomentare una guerra di religione le incursioni degli ebrei nazionalisti sulla spianata, ma anche la politica di continui insediamenti perpetrata da il governo di Tel Aviv. Netanyahu, dal canto suo, ha indicato proprio Abbas come responsabile morale degli attentati delle ultime settimane. Nei giorni scorsi anche i patriarchi, i capi delle chiese di Gerusalemme, erano intervenuti sulla questione con una visita di solidarietà alla spianata delle moschee, ma anche da parte ebraica si registrano voci a sostegno dello status quo, come quella del rabbino capo di Firenze, Joseph Levy. Sentiamo. Per quanto riguarda il mondo ebraico, per noi ortodossi, no? La spianata del Tempio è un luogo sacro, quindi non si può salire sul luogo sacro, perché la sua sacralità consiste in questo, che affinché non ci sarà rinnovato il culto, un ebreo non dovrebbe salire lì. Lo aveva detto giorni fa il rabbino capo sefardita di Israele, Itzhak Yosef. Lo ribadisce oggi Joseph Levy, rabbino capo di Firenze e della Toscana centro-orientale. Gli ebrei ortodossi non devono salire sulla spianata delle moschee, perché la religione lo vieta e perché così si strumentalizza la fede a fini politici, fomentando violenza ed odio. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, con gli scontri e gli attentati che da Gerusalemme si stanno allargando all'intera area di Israele e Palestina. C'è un capitolo che riguarda storia e antropologia delle religioni, che ogni religione nuova che arriva ovviamente identifica i luoghi sacri di quella precedente e lì proprio costruisce i suoi, quindi in questo senso il conflitto già è stato creato nel passato, però è ovvio che oggigiorno bisogna fare del tutto per non accendere fuochi inutili e per rispettare ognuno la sua. Da una parte all'altra il richiamo dovrebbe essere quello della calma e del rispetto delle credenze altrui, perché sono punti molto delicati che hanno grosso significato per una o per due o per un'altra religione ancora, quindi non andare a cercare problemi, anzi. Lei è particolarmente impegnato a Firenze, ma in tutto il centro Toscana, nel dialogo interreligioso ed interculturale, un tema particolarmente importante soprattutto in questi giorni. Certamente vediamo che ormai il mondo purtroppo torna intorno a queste problematiche, a queste immagini false di una divinità che vuole la guerra. Quindi noi nel nostro lavoro con tutte le confessioni presenti sul territorio siamo d'accordo, ribadiamo sempre che ci riferiamo tutti a un Dio unico che si relaziona con l'umanità intera, che non fa differenziazione fra l'uno e l'altro e che vuole il bene della sua umanità. E quindi il nostro compito è di trovare la strada per, soprattutto oggi che i mezzi economici, i problemi diciamo, che c'erano una volta, oggi ci sono molto meno, ecco come implicare questa equità e come fare il bene per poter vivere insieme, ognuno nel suo credo particolare, certamente con pieno rispetto, ma in nome di una divinità che ha creato l'umanità e vuole il suo bene. Spostiamoci adesso a Betlemme, in particolare nella bottega trecentesca che sembra essere diventato il cantiere di restauro della Basilica della Natività. I lavori, che procedono a ritmo serrato, sono portati avanti da un team di professionisti toscani. Vediamo. Da ora in avanti ci sarà un po' di Toscana nel luogo dove è nata la cristianità.
Procede a ritmi serrati in anticipo sui tempi il restauro della Basilica della Natività di Betlemme, una delle più antiche al mondo, costruita da Giustiniano nel VI secolo d.C. sulla grotta dove è nato Gesù. L'opera di restauro è affidata ad un'azienda di Prato, la Piacenti, che da oltre un anno ha creato una sorta di bottega trecentesca in cui unisce lo stile antico alle più moderne tecniche di riqualificazione. A lavorarvi è una squadra di professionisti toscani e palestinesi altamente qualificati. Adesso abbiamo completato la struttura lignea del tetto e quindi tutte le travi sono state curate, sono state restaurate, sono state fatte moltissime protesi. Quando si fa una protesi su una trave antica, mettere del legno nuovo potrebbe comportare problemi di compatibilità, perché un legno nuovo ha altre tensioni e quindi abbiamo preferito cercare anche del legno antico compatibile, il legno della stessa materia, se quercia è quercia, se l'arice e altre specie. Il problema è appunto trovarlo anche della stessa epoca, o perlomeno simile. Comunque in Italia abbiamo la fortuna di trovare, cioè abbiamo un patrimonio enorme, anche dei magazzini dove siamo riusciti a trovare tutto quello che cercavamo. Intanto la ditta livornese Bigreen sta lavorando alla copertura in piombo del tetto della basilica con lastre realizzate in Germania. Anche le finestre prodotte da un'azienda del Pistoiese sono già pronte e presto verranno rimontate. Noi contemporaneamente stiamo lavorando sulle pareti esterne al tetto delle navate laterali, dove stiamo restaurando le pietre del periodo di Giustiniano. Rimuoviamo il cemento, rimettiamo una calce speciale, insomma, preparata con tecniche e ricette tradizionali romane del periodo romano. Durante i lavori sono stati trovati sotto le vecchie coperture a piombo quintali di terrame che sovraccaricavano la struttura. Con la loro rimozione è stato alleggerito di circa un terzo il peso che gravava sulla basilica. È un vecchietto che insomma si sente più, non ha più un carico enorme sulle spalle, ma si ritrova un tetto nuovo, cioè un tetto originale, ma la copertura nuova, ma molto più leggera, identica all'originale, perché piombo era e piombo è tornato. I restauratori, che intanto sono scesi a livello delle pareti e dei mosaici, lavorano giorno e notte in base alle esigenze liturgiche della basilica. Quando hai a disposizione delle risorse umane di questo tipo, cioè il lavoro è anche più facile. Grande soddisfazione, è il nostro lavoro, quindi per noi è routine, ma la Basilica della Natività, bisogna dire che è un lavoro eccezionale, bellissimo. E ringraziamo la Fondazione Giovanni Paolo II, in particolare Renato Burigana, per il prezioso contributo. A voi do appuntamento alla prossima settimana con la Terra Santa e il Medio Oriente. Vi ricordo, per le segnalazioni e i commenti, l'indirizzo mail terrasantalink@tsdtv.it. Grazie, arrivederci.